Buonasera da Sarocco di Capemonte, Mondialito Elite 2022, recupero della prima giornata, Colo Colo batte Fratellanza 2-1, mio in campo Alessandro Guasco, zero medaglia complimentare, azzurro di una doppietta, ma soprattutto decisivo nel finale, da 1-0 per loro, 2-1 l'avete ribaltata. Bellissima partita. Allora, posso dirti che è stata una partita difficilissima, perché comunque i primi 10 minuti, 15 minuti non abbiamo giocato bene, non ci troviamo con i ruoli e non abbiamo mantenuto le posizioni. Fortunatamente poi dopo, col passare del tempo, abbiamo fatto 1-1 e l'abbiamo pareggiata. Poi ce l'abbiamo giocata tutta, perché comunque volevamo vincere. Ciao ragazzi, complimenti. Volevamo vincere, c'è stata una grandissima azione di Renato che ha allargato per questo ragazzo che è venuto a giocare, che è un ottimo giocatore, l'ha messa in mezzo, abbiamo sbloccato la partita, abbiamo 1-90. Diciamo anche Renato con tutto l'infortunio vi ha aiutato una mano, perché comunque a centrocampo ci manca la sua dote. Però comunque c'è Corrado, c'è Marcello che giocano a alto livello, però comunque Renato fa la differenza, ci ha aiutato, infatti abbiamo vinto 2-1. Avete battuto una squadra davvero molto forte come Fratellanza, che stava in classifica, quindi significa che Colo Colo... No, lottiamo anche noi comunque per vincere questo campionato e questo torneo, che le qualità ci sono. Vabbè Ale, fammi una dedica. Volevo fare la dedica a questi due gol, uno per mia moglie e uno per mia figlia Isabel. Un bacio. Complimenti, alla prossima. Ciao ragazzi.